Cari amici sindaci e amministratori dei piccoli comuni della Liguria, ci sono un po' di novità che derivano dal decreto fiscale, dalla legge di stabilità e che sono in via di arrivo con il milleproroghe. In questa breve rappresentazione video vi dirò per sintesi, per titoli, quali sono questi argomenti. Tenete presente che i nostri uffici, gli uffici di ANCI Liguria, sono a disposizione per ogni approfondimento voi riteniate utile e indispensabile. E tenete presente che se seguite i nostri canali social, in particolar modo Facebook e Twitter, su cui poniamo quotidianamente gli aggiornamenti, ed anche il sito di ANCI Liguria, potrete trovare elementi di utilità quotidianamente. Allora, vediamo un attimino di prosieguo. Con il decreto fiscale, per esempio, sono stati incrementati i fondi per le fusioni tra comuni. In Liguria non abbiamo una grande esperienza di fusioni fatte, però il fondo nazionale aumenta di 30 milioni di euro. Così come, un'altra notizia che è importante, forse addirittura più importante, è che per l'affidamento diretto delle tesorerie, i piccoli comuni, anche in forma associata mediante unione di comuni o convenzione, ora lo possono fare. Quindi abbiamo superato le ultime resistenze, le ultime difficoltà sull'affidamento diretto delle tesorerie. Parlando invece di fondi in arrivo, la legge di stabilità ci racconta del fondo 500 milioni, quello che ormai è norma da 2 anni, e che ha già visto una sua ripartizione ai comuni liguri. Abbiamo già mandato notizia in questi giorni, ma siamo a disposizione anche qui per gli approfondimenti. Questi fondi, che vogliono dire 50.000 euro per i piccoli comuni, cioè per i comuni fino a 5.000 abitanti, servono per l'efficientamento energetico, l'illuminazione pubblica, il risparmio energetico su edifici di proprietà pubblica o di edilizia residenziale pubblica, l'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ma servono anche per lo sviluppo territoriale. Che cosa si intende? Si intende mobilità sostenibile, adeguamento e messa in sicurezza di scuole, di edifici pubblici e di patrimonio comunale in genere, e abbattimento delle barriere architettoniche. Vi ho detto dei 50.000 euro, questo è il target. Vi dico anche che l'esecuzione dei lavori deve iniziare entro il 15 di settembre del 2020. Che il sistema di monitoraggio, il cosiddetto BDAP, cioè il monitoraggio delle opere pubbliche nell'ambito della banca dati delle amministrazioni pubbliche, che questo monitoraggio è effettuato dai comuni beneficiari su una voce inserita che è contributo piccoli investimenti, legge di bilancio 2020. E vi dico infine che la prima quota pari al 50%, previa verifica dell'avvenuto inizio, arriverà entro il 15 settembre, mentre la seconda quota, pari al restante 50%, previa trasmissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori. Noi abbiamo l'elenco dei comuni, ovviamente sono tutti piccoli comuni, e l'allegato previsto dal Ministero.